Mirko Brunetti e Perla Vatiro hanno deciso di trascorrere una vacanza romantica in Egitto. Sono volati felici e innamorati a Sharm el-Sheikh, entusiasti di scoprire le bellezze della spiaggia e delle acque cristalline. All'arrivo, dopo aver gustato un delizioso pranzo egiziano, si sono diretti in hotel per riposarsi. Troppo l'imprevisto era dietro l'angolo. Sbalorditi dalla bellezza lussuosa dell'hotel, Mirko e Per si sono confusi e hanno sbagliato la stanza d'albergo. Si sono ritrovati all'interno di una camera da letto che non era la loro. Il terrore li ha colpiti quando hanno scoperto che erano entrati nella camera di altri turisti, tutti sbalorditi per quello che era appena successo. Allora, noi stiamo rientrando in camera e lei è dispiaciuta perché hanno chiuso senza dirle nulla, perché nulla, ci voleva il waffle. Non hai aperto. No, volevo il gelato io, amore. No, oddio. Oddio, mo. Non va. Allora, raga, non potete capire cosa ho fatto. Perla è scioccata. Praticamente io sono tornato a farmi fare la chiave alla reception perché si era smagnetizzata. Ma siamo entrati in un'altra camera che era la nostra. No, raga, perché? Io sono entrata all'improvviso, mi sono girata, c'erano tipo delle maschere, delle cose. Ma questa non è la camera nostra, cosa succede? L'improvviso si alza. Sì, ma io ho dato il nome nostro. Si alza questa dal letto, questa ragazza che giustamente stava dormendo. Ma chi è? Ma chi è? No, non in italiano, in inglese. Ma chi è? Raga, ve lo giuro, mi tremano le gambe perché secondo me quei due sono rimasti scioccati. Veramente, poverini, oddio. Dopo questo episodio spaventoso, Mirko e Perla hanno ricominciato a divertirsi e a godersi la loro vacanza. Hanno visitato le antiche piramidi, fatto immersione nel Mar Rosso e assaggiato i deliziosi piatti della cucina egiziana. E questa piccola esperienza comunque ha insegnato a loro a prestare più attenzione durante i viaggi ed avere pazienza anche nei momenti di difficoltà. E così Mirko e Perla hanno vissuto un'avventura inaspettata, ma indimenticabile, durante la loro vacanza in Egitto.